dire Sarri, ascoltiamolo un po', dai, sentiamo un po' Sarri che cosa ha dichiarato nel post partita. Te l'ho detto, penso che a livello di episodi in questo momento siamo un po' penalizzati, un po' sfortunati, però nell'ambito di una stagione questo fa parte anche della normalità, avere un momento in cui gli episodi non ci favoriscono. Io sarei preoccupato del contrario, sarei preoccupato se la squadra non avesse fatto la prestazione e avesse fatto 0-0 dopo aver preso un assedio agli avversari. I tiri in porta sono stati più i nostri di loro, possesso palla è stato 57, mi sembra 43, predominio territoriale 60-40, le palle giocate nell'area avversaria 42-38 per noi, quindi è difficile pensare di averla persa, però te l'ho detto, abbiamo la partita di ritorno per metterla a posto contro una squadra forte e ben organizzata. Buonasera, ciao. Mister. Sicuramente un buon Napoli dal punto di vista del contenimento e della gestione della gara, ma lei non è preoccupato che nelle ultime tre partite si è fatto un solo gol sul rigore con i portieri avversari a Torino e oggi che non hanno fatto parate? Io dovrei essere preoccupato di una squadra che ha fatto 78 gol. Appunto, è strano che nelle ultime tre... Allora, dovrei dimenticare sei mesi per sette giorni. Cioè, mi sembra una bestemmia. Chiaro, nel calcio ci può essere un periodo in cui certe cose non ti possono venire. La squadra è ripartita benissimo stasera. Ha impostato bene da dietro, perché il nostro vertice basso ha giocato tantissimi palloni, così come i nostri interni. Ha avuto ripartenze di grandissimo livello, abbiamo sbagliato spesso l'ultima soluzione, l'ultimo passaggio. E quindi penso sia un periodo normale, ci può stare. Penso che sia impossibile, la squadra poi continua a segnare in maniera così copiosa come abbiamo fatto noi per tutta la stagione. Quindi se il periodo dura tre mesi è chiaro, è un'involuzione. Se il periodo dura due partite contro due squadre che in casa prendano un gol ogni sei partite, per me lo considero abbastanza normale. Cioè, non ti ho detto, sarei molto preoccupato del contrario se la squadra avesse fatto 0-0 dopo una sette. Ciao Maurizio. A giochi fatti, no? Vista come è andata la partita, rifaresti le stesse scelte iniziali? Sì. Sono già arrivato alla conclusione, sì, perché i ragazzi che sono andati dentro stasera secondo me hanno fatto una buona partita, a cominciare da difensori. Strinic ha fatto un'ottima partita, non una buona partita, in mezzo Davide ha fatto una buona partita, quindi non è che davanti Manolo mi sembra abbia fatto un'ora che per un ragazzo sta ricercando la condizione massimale è molto importante. Mertens ha fatto discretamente, quindi non c'ho nessun tipo di rimpianto da questo punto di vista. Non rifarei, perché te l'ho detto, ragazzi, mi sembra hanno fatto una partita seria, una partita buona, e i ragazzi sono venuti dentro rispetto alla formazione ultima in campionato, mi sembra che non hanno fatto assolutamente male. Questo per noi è importantissimo, no? Importante, perché tenere più giocatori possibile in tiro dal punto di vista mentale per noi è fondamentale, perché poi nei prossimi nove giorni abbiamo tre partite importantissime e bellissime. Buonasera mister, alla vigilia della gara ha parlato di 50% di possibilità per entrambe le squadre. Alla luce di questo gol, di quanto si è spostato ora il vantaggio per gli spagnoli? Penso di poco, perché penso poi giocare a San Paolo è dura per tutti, anche per le buone squadre come questa, che è effettivamente una buona squadra. Però venire a San Paolo, e se San Paolo prende la partita sul serio, venire a giocare a San Paolo è dura per tutti, quindi si è spostato di poco. Mister, vorrei approfondire con lei la prova di Gabbiadini che le citava prima. Nel secondo tempo l'ho visto un po' meglio. Può essere dovuto anche al fatto che questa squadra fa fatica quando c'è un attaccante che attacca spesso la profondità? Nel primo tempo ho visto più volte il partito non ha avuto le verticalizzazioni giuste. C'è ancora qualche meccanismo da migliorare da questo punto di vista? Io penso che Manolo, come tutti i giocatori alla ricerca della forma migliore, in questo momento gli manca un pizzico di brillantezza.
E come sempre, quando ti manca la brillantezza, i primi 20 minuti di partita sono più sofferti anche dal punto di vista fisico. Quindi dopo 20 minuti ha cominciato a fare meglio negli attacchi della profondità, in una situazione se la palla non gli rallenta e lo stringe a stopparla, ma in porta. Quindi ha fatto anche bene a attaccare la profondità, è venuto un paio di volte incontro e ha riaperto abbastanza bene scariando la palla pulita su centrocampisti. Quindi penso che per essere un ragazzo e negli ultimi tempi non ha avuto fortuna e non ha avuto tanti minuti, non abbia assolutamente fatto male. Penso che questi 60-65 minuti in campo gli torneranno utili e torneranno utili a noi. Sì, l'ho visto molto bene in difesa, molto bene nel transito, nella transizione della palla, però arriva, cioè in avanti ha mancato qualcosa forse, qualcosa che magari di solito avete trovato con più facilità, uno sbocco offensivo. Sì, cercheremo di fargli vedere tutti i repertori a San Paolo. Vamos a intentar enseñar todo nuestro repertorio con motivo del partido de vuelta en Nápoles, en el San Paolo. Buonasera, mister. Ciao. Le volevo chiedere, lei ha detto ieri nel corso della presentazione della gara che se il Napoli gioca ad alta velocità può mettere in difficoltà chiunque e dovunque. Oggi ha visto una squadra dai ritmi così alti? No, oggi abbiamo mosso la palla molto più velocemente rispetto alle due partite precedenti. Un po' anche perché qui il terreno lo consente, terreno bellissimo, velocissimo. E quindi molto probabilmente facilitato anche da quello abbiamo mosso la palla molto più velocemente rispetto alle due partite precedenti. Purtroppo in Italia questi terreni non ci sono. La pena es que in Italia questo terreno del juego non lo tenemos. Ci sono altre domande, sì. Altre curiosità? Sì. Prego. Napoli si è un po' snobbata questa partita dopo la botta di... Cronache di Napoli, Antonio Russo. Grazie. Sì, grazie. Dopo la botta di Zaza, dopo una partita perfetta, a Napoli si è un po' snobbata questa partita di Europa League. Voglio chiedere al mister che Napoli, mi permetto dell'espressione, che Napoli incazzato vedremo contro il Milan a San Paolo. Io penso che nessuno ha snobbato questa partita, perlomeno da parte nostra, perché questa è una squadra che se vieni via la snobbi e perdi 3-0 e va a casa. Quindi la squadra ha fatto una partita seria, di bella presenza, di bella determinazione, non ha assolutamente snobbato questa partita, anzi. E ho visto grande determinazione per la partita di ritorno subito al fischio finale e in mezzo c'è il Milan e sicuramente faremo partita tosta. Non è che ci è piaciuto perdere queste due partite in questo modo e quindi penso che faremo partita tosta subito lunedì, ma la ripeteremo anche giovedì. Bene, grazie e buona serata. Sì, il penale. Siamo fuori Italia, la regola dell'arbitro non vale. Era rigore quello, il fallo di mano? Se era fallo di mano? Aumentare il volume del corpo ha deviato la traiettoria della palla. Quindi, però quello è un episodio. E sta alla direzione arbitrale, è inquietante. Io l'ho visto, ho visto un arbitro veramente che non era idoneo né all'altezza per arbitrare una partita di questo livello con due squadre di questo livello. Poi l'episodio uno può dare rigore o non può dare rigore. E in base a come ci spiegano le regole in Italia, rigore. Braccio largo, aumento del volume del corpo, deviazione della traiettoria della palla. Però lì si rientra nell'ambito di un singolo episodio. A me quello non mi è piaciuto assolutamente, la direzione complessiva della gara.